Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Mentre in Italia continuano le scaramucce interne al governo e negli Stati Uniti i democratici invocano la rimozione di Trump da parte del suo vice Pence o in seconda istanza invocano una seconda procedura di impeachment per il presidente americano, anche se ormai mancano veramente pochi giorni all'insediamento del nuovo presidente Joe Biden, arrivano alcune notizie interessanti, almeno interessanti da commentare assieme dalla Cina, perché ci sono diverse novità che arrivano dalla Cina in campo di politiche ambientali. Ne andiamo a vedere tre nella puntata di oggi, due riguardano le politiche sui rifiuti e una quelle sulle emissioni di anidride carbonica. Va bene, cominciamo con le due notizie che riguardano le politiche sui rifiuti. Perché dal nuovo anno, quindi da pochi giorni, sono entrate in vigore due nuove leggi che cambiano abbastanza il panorama di produzione e gestione dei rifiuti cinesi. Una riguarda lo stop totale alle importazioni di rifiuti differenziati da altri paesi, l'altra riguarda l'addio alla plastica, ad alcuni oggetti in plastica monouso. Partiamo dalla prima, di cui parla l'Huffington Post. La Cina dal 1 gennaio non accetta più l'importazione di rifiuti o di materie prime seconde da nessun paese estero, facendo scattare quindi questa sorta di divieto totale. Era una decisione che era già stata comunicata diversi mesi prima, diversi mesi fa, ed era già prevedibile e abbastanza prevista dopo il primo giro di vite sui materiali riciclabili in ingresso che era stato dato nel 2017. Forse ve lo ricorderete. Ma fino al 2017 la Cina sostanzialmente importava e lavorava circa la metà dei prodotti riciclati del mondo e circa il 70% della plastica riciclata al mondo. Dopodiché questa quantità è costantemente scesa, insomma, da quando è entrato in vigore questo bando, in cui si alzava molto l'asticella della qualità dei prodotti che venivano importati, passando dai 45 milioni di tonnellate di allora agli 8 milioni del 2020, e adesso appunto si impone questo bando totale. L'industria mondiale del riciclo nel frattempo, che è andata nel panico nel 2017, con il settore che si è trovato più volte sull'orlo del collasso, e ancora oggi non ha trovato del tutto la quadra, e quindi si dovrà far fronte a questa ulteriore riorganizzazione. Il motivo di questa politica cinese sui rifiuti è in realtà sembra essere principalmente l'enorme crescita dei consumi interni degli ultimi anni, con la potente macchina industriale cinese nei settori dei metalli, della carta, della plastica e del vetro, che per tanto tempo prima ha avuto bisogno di continuamente importare materiali dall'estero, ma che adesso è già praticamente satura solo con il mercato interno, quindi non ha più bisogno di importare materiali, sostanzialmente si è deciso di mettere questo bando. Quali saranno le conseguenze di questa decisione? Come dicevamo, di sicuro il mercato mondiale del riciclo dovrà nuovamente cambiare, nuovamente riassestarsi in vari modi. L'Italia ancora oggi, ad esempio, esporta in Cina circa 100.000 tonnellate di carta e 200.000 tonnellate di plastica, ed esistono sostanzialmente due modi che hanno i paesi occidentali, tipo il nostro, di far fronte a questo cambiamento. Uno è trovare una nuova Cina, quindi semplicemente iniziare a esportare quello che si esportava in Cina da qualche altra parte, probabilmente paesi del cosiddetto Far East, quindi Vietnam, Malesia, Thailandia, che somigliano per diversi aspetti alla Cina di 10 anni fa, dal punto di vista del loro sistema produttivo e di gestione dei rifiuti, oppure magari verso la Turchia o i paesi del Nord Africa. L'altra opzione, che è di gran lunga più interessante e anche lungimirante, è quella di riprogettare il proprio sistema di produzione, quindi cicli produttivi e gestione dei rifiuti, attraverso
andando nell'ottica di, nella direzione di un'economia circolare, quindi ridurre fino a praticamente ad azzerare la produzione stessa di rifiuti. Prendendo esempio prendendo spunto dai tanti esempi che abbiamo anche qui in Italia, basti pensare al lavoro di Daniela Ducato, di cui più volte abbiamo parlato, cioè che cambia, che può essere sicuramente di ispirazione. E questa, insomma, potrebbe voler dire veramente sfruttare la crisi e cogliere l'opportunità che sta nascosta nella crisi per ripensare i nostri modelli di produzione, consumo e gestione dei rifiuti. Va bene, passiamo però alla seconda notizia del giorno portata dal nuovo anno in Cina, ovvero il bando ad alcuni articoli di plastica monouso a partire dalle cannucce e dai sacchetti di plastica. La Cina genera ogni anno circa 80 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. E con l'inizio del 2021 ha inizio il piano per ridurre l'inquinamento da plastica, che è una parte di questo percorso che è stato presentato nel piano quinquennale 2020-2025, di cui, se non sbaglio, avevamo anche già parlato in questa rassegna, e che appunto prevede vari step, di cui il primo è appunto il bando a cannucce in plastica monouso e buste in plastica monouso. I due oggetti però sono stati sostituiti nel paese usando strategie un po' diverse fra loro, perché per quanto riguarda le cannucce, semplicemente c'è stato un cambio di materiale. Le cannucce di carta, scusate, le cannucce di plastica sono state sostituite per lo più da cannucce di carta o di acido polilattico. Considerate che le cannucce di plastica in Cina sono particolarmente diffuse, soprattutto per via dell'abitudine di bere il cosiddetto bubble tea, che è un tè freddo con perle di tapioca, e per berlo vengono utilizzate cannucce molto spesse e larghe attraverso le quali possono passare queste perle di tapioca che poi esplodono in bocca dando una sensazione frizzante. Questo almeno è quello che mi ha detto Google quando ho cercato la ricetta del bubble tea prima per capire cosa diavolo fosse. Quindi le cannucce in Cina impattano più che altrove perché sono molto grosse, molto spesse e sono molte. Solo che per le cannucce si è optato per la soluzione più semplice, quindi semplicemente un cambio di materiale che però, come abbiamo visto più volte in questa rassegna, non è un'idea così brillante, perché il problema di fondo per quanto riguarda la produzione dei rifiuti non è tanto di che materiale li produciamo, quindi sì, forse la plastica per alcuni aspetti, per molti aspetti è peggio degli altri materiali perché non si biodegrada in ambiente per decine, a volte centinaia di anni, ma il problema di fondo è proprio il concetto di usa e getta, che è una contraddizione in termini dal punto di vista energetico, di consumo di risorse, di materiali e energia grigia e così via. Comunque, se dicevo è stata fatta questa scelta un po' poco lungimirante per quanto riguarda le cannucce, invece è stata adottata una tattica più interessante per quanto riguarda le buste, perché in diversi supermercati è stato invece incentivato l'utilizzo di sporte e cestini riciclabili in affitto, che è invece una strategia interessante. Passando alla terza notizia del giorno, nei giorni scorsi a Pechino è stata annunciata appunto una terza importante novità, ovvero che il sistema nazionale di scambio di crediti di carbonio cinese è pronto ed entrerà finalmente in vigore a febbraio. Allora, non so se sapete cosa sono i sistemi nazionali, i sistemi di scambio di carbonio, sono i cosiddetti ETS, Emission Trading Systems. E sono sistemi che in varie parti del mondo vengono utilizzati, ad esempio anche nell'Unione Europea, per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sono i sistemi più usati, sono sistemi di mercato, basati sul mercato, in cui normalmente, generalmente si impone un tetto complessivo alle emissioni, e a ogni tot di emissioni sono associati dei crediti. E le aziende possono scambiare liberamente sul mercato questi crediti a seconda che consumino, che emettano meno CO2 di quanto dei crediti che hanno, e allora possono vendere i loro crediti oppure ne vogliono emettere di più, allora devono però comprare, quindi pagare per acquistare nuovi crediti.
Il problema è che il sistema cinese non è stato ancora presentato in maniera ufficiale, quindi non sappiamo tutti i dettagli, ne sappiamo alcuni che però non sembrano particolarmente interessanti per quanto riguarda, incoraggianti perlomeno, per quanto riguarda proprio l'impianto di base con cui è stato strutturato. Prima di tutto perché sarà limitato al settore della generazione di energia elettrica, il che già significa limitarne di moltissimo l'efficacia, perché l'elettricità è solo una parte importante, ma relativamente piccola per quanto riguarda tutto il mondo dell'energia, della generazione di energia e delle emissioni di CO2. Ad esempio, il sistema ETS di Bruxelles, quello europeo, che comunque è ritenuto gravemente insufficiente da parte degli esperti, oltre che alla produzione di energia, tocca anche l'industria pesante e il settore dell'aviazione. Il secondo punto dirimente è che, a differenza del mercato del carbonio del vecchio continente, il sistema cinese non prevede neanche alcun tetto al volume di emissioni totali. Ma la logica di Pechino si concentra sul concetto di intensità di carbonio, ne avevamo già parlato. Di fatto lo Stato impone dei limiti all'intensità di carbonio per ogni unità di energia che viene generata da una centrale elettrica. Ma non impone un limite totale, vuol dire che io devo inquinare meno di un tot per ogni unità di energia che produco, ma posso produrre tutta l'energia che voglio. Quindi, se la Cina aumenterà di tanto la propria produzione di energia, anche se l'energia verrà prodotta in maniera magari un po' più pulita, ma aumentando di tanto il volume, questo significa che aumenteranno ancora le emissioni, non c'è un tetto totale. E questo è sicuramente un'altra grave carenza di questo sistema, le cui premesse appunto non sono così buone. Ma andremo a vedere, poi ne riparleremo quando usciranno ancora maggiori dettagli. Detto ciò, siamo quasi a 12 minuti, per cui io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.